Prende corpo, almeno dal punto di vista diplomatico, la nuova Varese dello sport, ma anche dello spettacolo e della cultura, così come concepita dalla mente australiana. In mattinata il vice ambasciatore Chris Chung, il segretario generale della Camera di Commercio italiana Melbourne, John Caniglia, e i vertici della Centrum Stadia, con tanto di architetti, commercialisti, progettisti, sono approdati a Palazzo Estense, accolti dal sindaco Galimberti. Gli australiani fanno sul serio e guardano a Masnago come ad un polo multifunzionale che assorba stadio e palazzetto e che offre un unico impianto ultramoderno per eventi e concerti da grandi numeri sul modello di quanto già realizzato oltreoceano. A Melbourne, per esempio, abbiamo uno stadio polifunzionale di circa 65.000 spettatori che viene utilizzato circa 200 giorni all'anno. Era sulla zona Docklands, nello stato della città di Melbourne. Allora l'esperienza di capire come integrare il gruppo ne è in abbondanza. Ecco, mi sembra importante risottolineare la presenza proprio dell'ambasciata che dà credibilità al progetto, autorevolezza e quindi insomma è un progetto che ha una certa serietà. Ancora presto per comprendere tappe e probabilità di sviluppo. In passato qualcuno aveva provato a mettere mano al comparto di Masnago, ma senza alcun successo. E anche questo progetto, davvero imponente, dovrà fare i conti con la storicità del quartiere, i vincoli urbanistici, le ataviche resistenze culturali della città, così come le lungaggini, tutte nostrane, che più di una volta hanno scoraggiato i capitali esteri. È certo però che l'Australia crede nell'Italia, nella Lombardia e nella provincia di Varese. Gli investimenti in area Expo e l'hub di canottaggio a Gavirate sono lì a conferma di un'amicizia già consolidata che potrebbe portare altri frutti. Il paradosso è veder sbocciare il fiore della progettualità in uno stadio rimasto orfano proprio quest'anno del calcio biancorosso, ma questa è tutta un'altra storia.